L'omicidio di Laura Ziliani, la confessione del trio criminale, il silenzio e l'attesa di Lucia e Marisa, figlia e mamma della donna uccisa. Ma c'è anche un'altra persona che aspetta il processo. Anche lui è sempre rimasto in silenzio, non ha mai parlato, si è chiuso nel dolore. È Riccardo, il compagno di Laura, l'uomo entrato nella vita della donna dopo la morte del marito, un uomo pacato e sportivo col quale Laura condivideva la passione per la bici e la montagna. Aveva dei sospetti, Riccardo, sospetti che ora sono diventati certezze. Per Riccardo c'era qualcosa di strano quando nel fine settimana tra il 16 e il 18 aprile Laura accusò uno strano malore, durato oltre 36 ore. Riccardo non aveva sue notizie, le scriveva ma non aveva risposte, una cosa strana. Mi ha detto che dopo una cena con Silvia, Paola e con Mirto si è adagiata sul divano e si è addormentata. Laura non ricordava nulla, mi ha detto di non sapere cosa fosse accaduto e di non sentirsi bene. Laura Ziliani era realmente stata avvelenata dalle figlie Paola, Silvia e da Mirto Milani. Riccardo riesce a vedere Laura solo dopo 3 giorni, il lunedì, in tarda mattinata. Quando ci incontrammo di persona il lunedì, arrivai persino a dirle che l'avevano avvelenata. Lei si arrabbiò per la mia affermazione. I sospetti di Riccardo, che ora diventano reali, l'agghiacciante confessione del trio criminale, infatti, non lascia spazio a dubbi. Gli abbiamo dato la tisana con gli ansiolitici. Una volta addormentata, poi, continuano con il loro piano criminale. Le abbiamo messo un sacchetto in testa, lo abbiamo chiuso e abbiamo provato a strangolarla con una fettuccia in velcro. Ma questo non funzionava. Laura Ziliani non moriva, si agitava, aveva fame d'aria. E allora l'abbiamo strozzata con le mani. E poi parlano anche di quel primo tentativo non riuscito di 20 giorni prima. Parlano e confessano di averla stordita anche in quella circostanza, ma poi proprio Mirto si sarebbe tirato indietro. Non sono riuscito ad andare fino in fondo, ho avuto paura. Riccardo ora aspetta il processo, ma nella sua testa ripercorre quei giorni. Quell'ultimo giorno di vita di Laura. È proprio con lui che Laura si scambia messaggi la sera del 7 maggio mentre raggiunge Temù per la cena con le figlie. È a lui che invia la foto della torta per la festa della mamma e a lui che scrive l'ultimo messaggio. Da un lato il macabro racconto degli assassini, dall'altro il ricordo mai sbiadito del compagno di Laura che ora attende giustizia. Cosa avrà provato nel sentire i dettagli di quella confessione, di quella buca scavata dalle mani delle figlie, di quelle figlie che Laura tanto amava? Io vi devo confessare, più sento la ricostruzione di questa storia, più rimango interdetto. È stata una cosa così efferata che ci ha sconvolti tutti come paese. La confessione ve la sareste aspettato arrivati a questo punto? Le cose mi sembrano che erano talmente evidenti che erano abbastanza, direi, quasi scontate. A Temù nessuno ha mai avuto dubbi, anche prima della confessione. E il movente sarebbe di natura economica, come ritengono gli inquirenti. Prima o poi lo dovevano confessare. Me l'ho sempre detto io, erano loro. Per l'eredità, per i soldi. Si sapeva che erano state loro. La motivazione economica. Sì, sì, per quello. Un delitto terribile che ha sconvolto tutta Italia, in particolare la comunità del piccolo paese in Val Camonica. Temù al processo si costituirà parte civile, ci dice il sindaco Giuseppe Pasina. Pensare che due figlie, assieme al moroso, ammazzino la propria madre è una cosa orrenda e mi auguro che paghino. Una mamma presente, rimasta vedova 10 anni fa con 3 figlie da crescere. Giancarla, amica di Laura, ci racconta che le aveva chiesto di assumere la figlia Silvia nel suo ristorante. Non riesce a fargli fare qualche ora, così io gli ho detto va bene, portamela. E poi Laura mi aveva detto guarda che non vuol più venire. Laura me la proponeva, ma lei non si presentava. Laura non ha mai sminuito le sue figlie, ne è certa la migliore amica Nicoletta. L'ex vigilessa si era confidata con lei quando, il 16 aprile 2021, dopo aver bevuto una tisana preparatale da Silvia, aveva dormito per 36 ore. I tre hanno raccontato al PM che era stato il primo tentativo di ucciderla, ma Laura non aveva avuto nessun sospetto. Me l'ha detto, Nico, sono venuto dalla montagna, perché lei andava su in cima. Sono venuta, mi sono messa sul divano, la Silvia mi ha preparato una tisana. Dopo io mi sono addormentato, che loro due, la Silvia e la Paola, mi hanno portato nel letto. Mi sono svegliato, ma dopo dice, ero tutta stornita, tutta, che ho voluto andare con la macchina per andare a Brescia, ma non sono stata capace. Aveva paura che magari le figlie le avessero dato qualcosa? No, lei quello che me l'ha detto, Nico, ero così stanca, ma neanche a me non mi è mai venuto in mente, ma la mamma...
sempre mi ha parlato bene di loro, sempre, sempre, sempre. Li vorrei guardare in faccia, è una cosa fuori dal normale per me.